Quindi torniamo a quello che stavamo facendo e ricondivido schermo. Aspetta, però faccio così perché quindi cosa stavamo dicendo? Allora, posso fare un altro ritardo, però questi vanno accoppiati a 2 a 2, mi pare. Adesso non sono sicuro che questa cosa funziona. Io ne posso mettere un altro qui, delay read, e lo metto con un ritardo di i delay mezzi. E poi questo esce a del 2, possiamo fare, ci potrei rimandare lo stesso segnale dentro, ma insomma ci metto il A dell'1 e poi sommo A dell'1 più A del 2. Sono sicuro che funzioni perché da questo punto di vista è un po' storta questa implementazione. No, sembra funzionare. Adesso ho messo lì per un altro ottavo. Tornata la fondamentale perché avendolo ritardato ancora di metà è tornata fuori la fondamentale. Ah, questo bisogna fare un po' con un po' di metterci insieme. L'altra cosa che si può fare per esempio è di. Però questo è complicato da fare, diciamo, anche così bisogna farlo con un po' di strumentario un po' meglio, e di appunto prendere lo spettro e rovesciare i picchi al contrario, ok? Comunque vedete, per esempio, la questione di appunto. Questione di far vedere di levare il suono, di levare il suono e di tenere soltanto la parte rumorosa non è banalissima perché dipende molto da come è fatto il suono, intanto ci deve avere una parte rumorosa e così via. Ma comunque volendo appunto si può fare. Quello che volevo farvi vedere è una cosa rispetto a quello che diceva Mauro l'altra volta, come si fa a fare una cosa che diciamo si distrugge e si riordina, no? Allora, per esempio, possono essere tanti modi di farlo, un modo relativamente semplice può essere quello di riprendo questo, può essere
è quello adesso qua guardiamo il suono in grande, diciamo. Quindi per esempio quello che stavamo vedendo, quindi abbiamo una sorta di sviluppo, no? Questi sono tanti secondi, quindi. Ok. Quello che vogliamo fare, per esempio, è di dire che qua, qui comincia, diciamo, con una. Qui comincia in maniera ordinata, no? E poi qua in mezzo comincia a disordinarsi, cioè disordinarsi significa che delle fette vengono suonate non nell'ordine. Poi qui è molto molto disordinato, qui si scambiano molto le cose, no? E poi pian piano qui invece si riordinano. Boh, questa può essere, cioè, quindi sostanzialmente ci applichiamo una funzione che è una funzione dell'ordine, quando la tensione è bassa, oppure se volete quando la funzione è alta l'ordine è tanto, poi pian piano qua si disfa e poi ritorna così. Ok? Allora, come si fa a fare una cosa del genere? Creare uno shuffle. E come si crea un shuffle? Da Python, per i numeri non è troppo difficile. Insomma, prendi un array e fai uno shuffler sull'array facendo una list e poi c'è proprio il comando importando random shuffle, metti il nome dell'array che vai a Sì, creare ho e capito, ma dentro l'array ci qual metti i frammenti. è? Cosa è dei frammenti? Boh, cioè da quello che ho capito andando a distruggere, a ricostruire. Allora, intanto, tanto per cominciare una cosa del genere, dobbiamo, granularizzare la. Oh no, aspetta, no, cioè, adesso stavo guardando quello che vedete voi. Questa adesso la devo rifare. No, adesso usiamo i layer, così se la devo rifare. Allora, io c'ho il suono. Intanto, tanto per cominciare, lo granularizzo. Lo faccio a grani. Per farlo a grani, semplicemente suono pezzi di allora questo adesso ce lo mettiamo dentro un layer, così se poi ci serve un layer, painting layer, mettiamocene un altro. Che poi vabbè, tornando al discorso che facevo prima della granulazione stessa, se si vuole fare una shuffle con una certa sequenza, ora che mi viene in mente, pensandoci, si potrebbe anche settare una funzione per come la si vuole in particolare. Fai, definisci la funzione, definisci cosa ti deve ritornare, fai l'array con la lista dei frammenti e con i tempi, poi fai random shuffle lista e funzione e poi ti printi la lista con la funzione relativa che vuoi. Quindi.
ancora prima di granulare tutto. Che cosa granularizzi, Leonardo? Granularizzi campione per campione, viene fuori il rumore di fondo. Qui bisogna granulare finestre. Allora si creano dire, cioè, per creare le finestre le abbiamo, cioè, ci si mette relativamente poco, No, si fa un ci si mette sempre random, poco, basta sapere quello che si sta facendo. si Cioè, fa adesso. come abbiamo fatto letteralmente la volta scorsa, si fa un randomizzatore che ti prende un frammento che può durare da X a X, dove il minimo che può essere, cioè da X a Y, dove il minimo di X è, che ne so, mezzo secondo, e il massimo sono 2 secondi. Il random ti fa tutte quelle finestrelle là e te le butta in un array, poi fai shuffle l'array che ti Ma crea il senza random buttarlo in un con array, la ma no, funzione. non c'è bisogno di buttare in un array. Vabbè, ma cioè, è più comodo, così almeno sai che cosa No, prendi e da dove lo prendi. ma lo vedi dalla partitura di C-Sound, scusa, qua, allora, se uno, aspetta un attimo. Se uno sostanzialmente prendi per esempio qua prendi tanti grani, no? Si fanno tanti grani, facile farli, e la prima cosa che si fa è li si fa scorrere tutti quanti in fila uno dietro l'altro. Ok? Allora, intanto facciamo quello. Poi dopo tutto il resto lo vediamo dopo. Aspetta un attimo. Quindi, cominciamo a fare grani tutti in fila. Aggiungiamo uno strumento dentro il driver, che è uno strumento molto semplice che legge, strumento 2, e che legge un file. E crea un solo Comunque ora grano. non Non si si vede vede? più No, nulla. scusate, mi sono dimenticato. Facciamo sempre le stesse cose. Mettiamoci anche la durata, va? La facciamo naturalmente. Ok, poi prendiamo pure questo. Vabbè, tra l'altro questo è sbagliato, qua devo andare ai file. Dopodiché qua lo dobbiamo moltiplicare per una funzione che ci fa la campana, no? La finestra, per esempio, perché useremo una finestra di Hanning o qualcosa del genere. E quindi facciamo che un lettore di finestra, e lo facciamo con lo shield 1i, e lo shield 1i, se mi ricordo bene, c'ha un delay, un'ampiezza, una durata che appunto è i dur, e la tavola che legge. Facciamo conto che la tavola, vabbè. Ma quindi vogliamo avere proprio
la forma a picco della finestra di Hamming, cioè non vogliamo fare una gaussiana classica. L'unica cosa da ricordarsi è che Hamming è unitaria se uno sovrappone fino Sì, a un quarto della distanza, no? la Quindi cosa è che se ad esempio prendiamo l'Anxious è molto più facile oggettivamente scrivere la formula. Hamming è lunga. Hamming è semplicissima la formula, è un coseno rovesciato, ma poi non c'è bisogno di scrivere la gen 20, si usa la Ah, gen vabbè. 20. Quindi butti tutti i gen 20 e ti costruisci qui. Ma no, questo fa un solo grano, questa cosa qua fa un solo grano. Leonardo, stai calmo, vedrai che viene fuori. Questo fa un Ma è solo che... grano. Fidi? Meno male. Vabbè, ti faccio vedere che cosa fa. Ah no, qua bisogna fare anche lo skip time, ci vuole lo skip time. E questo lo mettiamo in P6. Qua si moltiplica la finestra, il suono. Per la finestra, per l'ampiezza. E usciamo. Adesso vediamo, facciamo un solo grano con la gen 20, vediamo come funziona. La gen 20 bisogna ricordarsi come si fa. Vedete, io non mi ricordo niente, non è che lo faccio a memoria queste cose, vado a vedere come me lo vado a cercare sul coso. Dico Google C-Sound is the trend. gen 20, sì, forza Google, gen 20 C-Sound, boh, poi gen 20 mi ricordo che la gen 20, questo si vede. Ecco, qua ci sono tutte le finestre possibili e immaginabili, uno usa la 2, quindi qua uno si fa una tavola che è il numero della tavola, il tempo di attivazione, la grandezza della tavola e la gen 20, la numero 2 con il massimo a 1. Fine della questione. Quindi Aspetti, Hanning o Hamming? no, facciamo Uno o due? Hamming, no, facciamo la 2. Hamming, facciamo il coseno Ok. rovesciato. La Hamming è una sorta di coseno rovesciato con i bordi rialzati. Ma Io ho capito Hamming. no, in questo caso è meglio la Hamming. La Hamming c'ha dei vantaggi quando si fa l'analisi spettrale. Allora, qua Più che altro se facciamo. prendi l'Hamming ti fa entrare un pezzo di suono e poi ti taglia e poi ti fa rientrare in mezzo e poi ti taglia e ti fa entrare un altro pezzettino, cioè. Strano concetto della Hamming, ma va bene, ok, comunque No, non la Hamming, la quella che Hamming, c'ha sì, le aperture ai... 198 1192 e la gen 20, la 2 e 1, ok, questa è la nostra tavola. Adesso facciamo una prova di un grano. Adesso qua il problema è che la durata è 8192 campioni, quindi facendo un rapido calcolo in secondi, fratto 4400, questo fa 186, diciamo 100, questo numero qua va, e mettiamo proprio questo. 8 cifre decimali, quindi sarà abbastanza preciso. E poi vabbè, non lo cominciamo proprio dall'inizio.
all'inizio, questo è il suono 2, abbiamo detto, e lo cominciamo a 5 secondi, tanto poi la ricostruiamo tutta. Però sono tutti grani da 185, no? Se faccio solo questo, faccio un solo grano, giusto per farvelo vedere. Piaciuto, cos'è che vuole? Quando cosa oscilli with the same CIC, constant. Perché non gli piace? Non mi ricordo bene, no, questo sì. Ah no, questo è lo strumento, devo andare sullo strumento 2. Questo è lo strumento 2. Oscilli 0, 1 d'ampiezza, idur e 1 di tavola. Andiamo a vedere sul manuale, non si può mai sapere. Oscill1i. Ah no, ma io cosa ho scritto? Ho scritto male forse. Oscill1i del kappa idur e la funzione. Ah, perché esce in k. No, io. Vabbè, sì, ma comunque io ho la k rete che è uguale, quindi va bene. Ho messo la k rate uguale alla sample rate, quindi mi va bene tutto, però questo per esempio è una cosa che bisogna stare attenti, lo posso fare anche a k rate, gli è piaciuto? Sì, direbbe di sì, però non esce fuori niente, perché non c'è fuori niente qua. Perché siccome faccio beh, però a 5 secondi ci dovrebbe essere qualcosa. P6, questo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ampiezza 1, In teoria, se stiamo usando il file audio di prima, durava meno di 5 secondi. giusto, Non so se. c'hai ragione, c'hai proprio ragione, bravo. Infatti adesso c'è, ma volevo farvi vedere cos'è, di cosa stiamo parlando. Allora, stiamo parlando di un affare che dura, aspettate, lo faccio vedere. Fare che dura pochi millisecondi ed è finestrato, vedete che i bordi stanno a zero. Ok, adesso il trucco è di fare tutti i grani che stanno un quarto della finestra e continuano, no? E se lo facciamo bene, questo ci fa risentire il suono così com'è, ma adesso è granulato. Allora, a questo punto lo strumento ce l'abbiamo, quindi dobbiamo semplicemente scrivere
scrivere la partitura che fa la sequenza corretta di grani. E per il momento lo facciamo allora, dobbiamo scrivere la sequenza corretta. Allora, la sequenza corretta è allora, per fare questo, siccome dobbiamo fare una partitura di note che sono grandi 187 millisecondi, sostanzialmente ci scriviamo un programma di Python che costruisce questa roba. Allora, questo programma di Python Maestro, è se non è troppo fastidioso, se dobbiamo richiamare il suono, invece di usare un link simbolico, potrebbe farci vedere come mettere tutto il percorso, che come le dicevo è stato un po' un problema, appunto usare string e tutte quelle cose là. questo credo che funzioni lo stesso se io faccio questo. Questo com'è che si chiama? È questo nome qua. Se non puoi usare un link simbolico fai una copia, eh? Cioè, non è che c'è niente. Tu fai una copia di questo No, in una cosa che si chiama Sounding 2, dopo ci metti. Vabbè, comunque per me fa lo stesso, credo che ok. funzioni lo stesso se al posto di questo 2 ci metti fra virgolette il nome del file. Quindi sì, il programma Python è uguale e poi quando vai a trasporlo sull'orchestra fai. No, ma è questo No, così, adesso cioè, vediamo se se devo questo generare una funziona. partitura. Sì, aspetta, aspetta un attimo, ancora non stiamo generando la partitura perché mi hai chiesto di fare questa cosa, la sto facendo un attimo solo. E Ok, infatti grazie mille. lo rifà esattamente uguale, solo che ha chiamato il file. Adesso sì, questa è una Ok, cosa grazie diciamo mille. relativamente recente, degli ultimi 30 anni di Csound che fa questa roba, non lo fa da tanto tempo. Quindi vabbè, io uso il vecchio sistema, però... Ok, adesso facciamo il programma di Python invece che genera la partitura, la possiamo benissimo generare con i nomi e così andiamo bene. Allora, intanto mettiamoci un po' di parametri. La frequenza di campionamento abbiamo detto che è 4400, questa ci serve per fare... E la nostra funzione... che metteremo all'inizio di tutto il programma, li facciamo stampare perché questo programma stampa una partitura di Csound. Quindi no, facciamo leggere intanto quello che abbiamo scritto a mano. E così questa cosa qua la stampiamo. Questo, che questa è la tavola, anzi vi facciamo lasciare anche un paio di spazi. Questa è la tavola di la funzione di Hamming. Ok, poi l'altra cosa che abbiamo detto è che siccome la tavola è grande 4192, tra l'altro la potremmo parametrizzare questa, possiamo mettere tab size 8192 che ci fa comodo per dopo e questo lo mettiamo lo sostituiamo con %d e quindi li facciamo sostituire a questo %d il valore della tavola di tab size che quindi se cambiamo la grandezza della tavola questa affare funziona uguale. Noi dobbiamo fare il nostro hop size, cioè il salto tra una
una finestra e l'altra deve essere un quarto della tavola, abbiamo detto, perché la funzione di Hamming funziona bene così. E quindi prendo top size e lo divido per 4. E lo divido per 4, siccome una potenza di 2 diviso per una potenza di 2 se può fare. Quindi questo diventa sostanzialmente 2048. A questo punto mi serve invece un hop time. L'hop time è semplicemente l'hop size diviso per la frequenza di campionamento. Sarà meglio che questo lo mettiamo in virgola mobile, così lo fa. Ok, quindi abbiamo questo 185 bla 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 che faceva. A questo punto sarebbe anche interessante avere tutta la durata del file che abbiamo detto, come diceva giustamente Leonardo Sabba, meglio farlo. Scritto dentro addirittura 4 4 33 4 33 dura sta roba. John Cage. Sì, appunto, no, ma non mi sono sbagliato, non è così. È 4 e 7 3 3. Sound dur uguale 4.733. Va bene. Ok, adesso noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare prendere una variabile che è il tempo corrente, che io di solito chiamo now. Poi dobbiamo fare un while in cui fino a quando now è minore di sound dur, lui va avanti a fare cose. Now è minore di sound dur, lui deve fare tutta una serie di cose. Mi tengo la riga sotto, poi dopo la cancello questa riga. Sostanzialmente io devo fare che cosa? Devo stampare una finestra, quindi devo stampare quella sorta di riga là, I2 con per 108.4F. Questo è l'action time. La durata della finestra è la variabile hop time, sempre la stessa, per 108.4F. Poi cos'altro mi serve? Mi serve il nome del file, no, mi serve l'ampiezza veramente. Io questa la faccio leggermente diversa, per 100, madonna, dov'è il più? 6.2F. E poi cosa mi serve? Quindi l'ampiezza la mettiamo qui. Amp è uguale a 0, cioè 0 dB. Poi cos'altro mi serve? Mi serve il nome del file. File name. E questo è questo qua che dovrà stare fra virgolette, quindi questo lo tengo fra virgolette. E il 2 che cos'era? Era il nome della tavola. Cos'è? No, questo non c'entra niente. È lo skip. Ok, questo è lo skip time, quindi questo è il valore importante. E lo skip time è uguale in questo caso qui è uguale proprio all'action. Che io sto facendo appunto, poi dopo questo cambierà,
Ora questi adesso dobbiamo mettere quali sono i parametri relativi qua ci va il now, qui ci va il no, qua ci va la durata del grano che però non abbiamo fatto, che è appunto la tab size diviso la frequenza di campionamento. Quindi qua ci va la grain dur, poi qui ci va e lo skip time qua in questa versione qua è esattamente uguale a now. Questo riproduce sostanzialmente il file com'è, ma lo fa con una sequenza. Oh, adesso bisogna andare avanti, bisogna mandare avanti il now. Il now di quanto lo mandiamo avanti di hop time. Ok, cioè io sostanzialmente creo dei grani e poi ne faccio la sequenza. Vediamo se funziona questa cosa. U2PY, non gli piace questa storia. Cos'è che non gli è piaciuto? No, ah, manca una parentesi, ecco. Ok. Allora lui adesso ha fatto tante note, no? Creato questa partitura di C-Sound in cui ci sono tutte le note una dietro l'altra, e queste ricostruiscono il suono, ma lo ricostruiscono in grani uno dietro l'altro. Allora, adesso questo lo mettiamo dentro v2.sco e questa è la nostra partitura. Questa dovrebbe fare quello che ci aspettiamo che faccia, ma noi verifichiamo sempre, vero? Ecco, infatti non fa niente perché c'ha un errore. Soundinci. Ah, aspettate, aspettate, no. È che. Cosa ha fatto? Ah, no, scusatemi, c'è un errore perché lui mette il nome del file, ma non riesce a metterlo. Qua c'è il nome del file, dove va messo 1, 2, 3, 4, qui va messo il nome del file e va messo fra virgolette, che qua devono essere scappate perché c'è già il nome e qui ha messo file name. Ok, questo perché per come me l'aveva chiesto. Girare, ecco il file, no, ecco lo score risultante. Ok, vedi perché io preferisco il numero, perché questa roba qua è un sacco di rumore. No, comunque non importa, va benissimo anche così. Grazie mille, scusi per Se l'inconveniente. mi, no, se, no, ma ti spiegavo perché. Ok. E questo sostanzialmente, adesso vediamo se ha fatto quello che doveva fare, sembrerebbe di sì. Questo è il risultato. Vedete, infatti dice, beh, boh, è uguale. Sì, infatti,
è uguale, ma è ricostruito grano per grano, ok? Quindi, ok, adesso possiamo fare un'altra cosa. Possiamo randomizzare per esempio, gli skip time dei grani del centro, ok? Cioè, possiamo fare una funzione, insomma, adesso possiamo anche fare, ma sì, se volete possiamo fare anche una funzione di Hamming per farlo, cioè possiamo fare questa cosa qua, cioè la randomizzazione la possiamo fare appunto possiamo farla che aumenta nel centro, facciamo al contrario di quello che avevamo scritto, e la facciamo che aumenta nel centro. E questa la facciamo così. Qui c'è più random. Cosa significa che c'è più random? Semplicemente che c'è uno skip time che prende una variabile random, la quale aumenta in questa porzione qua. E quindi dove la variabile random è più alta, prende e lì in mezzo, quindi il suono si disfa. Allora, riprendiamo il nostro vedendo questo, sì. Ok. Allora adesso cos'è che cambia qua? È che questo skip time qui avrà lo skip time non sarà più il now, ma sarà e questo possiamo in qualche modo controllarlo, sarà un now con un certo random. Ora, possiamo fare che il random è un random tra finestre adiacenti proprio. Quindi, per esempio, possiamo randomizzare la finestra e andare per finestre, quindi sostituiamo proprio singole finestre, oppure il random lo possiamo addirittura fare un po' più, ancora più libero, però cominciamo con randomizzare l'ordine delle finestre. Allora, per randomizzare l'ordine delle finestre facciamo così. Noi abbiamo teniamo conto di a che numero di finestra arriviamo, no? Quindi partiamo dalla finestra 0 e contiamo le finestre una per uno. Quindi qua andiamo avanti anche con le finestre. Ok. Adesso qui ci dobbiamo fare una funzione dobbiamo farci la funzione appunto di Hamming. Adesso questa ce la possiamo benissimo definire qua, per def Hamming, e gli do una certa dimensione, cioè in tutto questo gli do la durata, e io qua in questo caso gli darei la durata di tutto il file, vabbè, comunque adesso per il momento facciamo solo la funzione. No, dopodiché
questo è un buon caso di fare, invece che fare una singola funzione, fare proprio una classe. Perché io qua mi costruisco cioè qui io posso salvare la funzione. E dopodiché mi costruisco la funzione vera e propria. La funzione vera e propria, adesso qua ci vuole un po' di, penso che bisogna fare import from, per il momento non usiamo strumenti troppo import cos. E qui la mia funzione è semplicemente self dur. No, self fun uguale, allora cosa devo fare io qua? Qui devo fare un coseno rovesciato, perché la funzione di Heimlich, ve la ricordate com'è? La funzione di Heimlich è un coseno rovesciato. Di anni che è una roba del genere. È una funzione fatta così, ecco, no, scusate, è un coseno rovesciato così. Quindi questo è sostanzialmente meno 0,5 per coseno di una certa 2 pi greco per dur, diciamo, più 0,5. Perché io la rovescio, faccio una cosa che di ampiezza metà, poi ci sono 0,5 e questa mi va tra più 1 e meno 1. Okay. No, tra 0 e 1. Ok? Quindi adesso per farla questa, come la traduciamo qui? Ma esattamente come l'abbiamo vista. Quindi la nostra funzione qua è meno 0,5 per il coseno. Adesso come si fa a fare? Noi dobbiamo fare un ciclo nella durata, ok? Quindi la mia frequenza è sostanzialmente 2 per, penso che esista questo mat.pi greco fratto dur, perché dura il periodo, quindi sarà l'inverso, sarà la frequenza. Adesso il problema è che questo bisogna farlo. E poi ci sommo 0,5. Adesso questa cosa qua. Ok, questa è la mia definizione. Adesso a me mi serve di dire, quando io lo prendo a una certa durata, prendo la mia y della funzione e la prendo a una certa durata, al tempo t, che cosa mi viene fuori? Cosa devo fare? Devo fare che questa funzione qua no, non lo posso fare così, questo devo
devo prendere, no, questa cosa qua la devo prendere qua e la devo mettere invece che qui, la metto qua e ritorno semplicemente questa funzione qua in quel punto. Quindi questo lo metti qui per t. Così io qua ogni volta calcolo, diciamo, qui devo istanziarmi una funzione di Hamming, che la istanzio così, Hamming, e qui gli devo dare la durata totale, cioè sound dur. È chiaro quello che sto facendo, o ci avete... Adesso, questo è un oggetto, questo qui, e io posso chiamare il metodo Y in tutti i punti che io voglio. Quindi io qua, per esempio, li chiamo questo mi dà la quantità di randomness che voglio in quel punto. Quindi h.y di now mi dice quant'è. All'inizio sarà 0 perché ai bordi è piatta, poi pian piano salirà. E a questo punto noi gli facciamo scegliere una finestra che è vicina, cioè gli facciamo scegliere, qua dobbiamo importare anche il random, diciamo che gli facciamo importare randint, anche se porta randint, ora però questa cosa qua va tra 0 e 1, quindi questa la dobbiamo moltiplicare per un certo range di finestre. Per esempio possiamo andare, diciamo che al massimo andiamo indietro di 10 finestre, range uguale 10 finestre, indietro o in avanti di 10 finestre, no? Questo è un numero molto importante dal punto di vista compositivo, ma appunto qui. E a questo punto noi facciamo un randint, windskip, è un randint che sta tra meno range, quindi questo sarà un numero che sta tra meno 10 e 10, poi possiamo aumentarlo, possiamo fare 100 finestre o cose di questo tipo, e dopodiché appunto io da qua mi devo calcolare qual è lo skip time per questa finestra, perché in base a questa cosa qua, io questa adesso, questa va moltiplicata per la quantità di randomness e ne va presa la parte, diciamo, si può fare un arrotondamento all'intero, va moltiplicata per la quantità di randomness. Quindi all'inizio sarà sempre 0 perché ai bordi è 0, poi man mano che aumento questo range in realtà aumenta o diminuisce. E a questo punto ciò di quante finestre qual è il mio disordine di finestre e a questo punto calcolo lo skip time, è il mio indice più il wind skip.
più il disordine calcolato. Ok, e questo però adesso lo devo moltiplicare per lo hop time, perché il mio now è un tempo, no? Quindi è il tempo hop time. È chiaro? Questo è un passaggio abbastanza Sì. complicato. Tutto chiaro. Ok, vediamo che cosa succede. Il camperino messo lì per andare avanti. Beh, questo va avanti, ma in mezzo va avanti in maniera disordinata. Eh sì, come dicevamo all'inizio, con Sì. l'uptime. Sound dur con 2D. Ah, perché non ho fatto... vabbè, allora facciamo, se io importo così, perché non ho importato matte, ho importato solo il coseno. È self dur. Ok. A un certo punto gliela farò, importiamo anche round, non posso chiamare matte perché non l'ho importato, non c'è round dentro matte, maledizione, vabbè, allora facciamo alla brutto Dio, come si suol dire. Ah, forse c'è, cos'è? Arrotondiamo per cosa conviene fare. Per eccesso, per difetto forse, Oh, perché facciamo se vai ad int che è arrotondare per di... l'arrotondamento. Beh, ma questo in realtà è davanti e dietro, quindi sia per eccesso che per difetto ha i suoi problemi. Dov'è che ancora? Non mi piace questo. Allora, adesso qua è verificare che la sequenza è effettivamente, ecco, vedete che qua si disordina, qui è chiaramente disordinata, anzi qua addirittura ripete delle finestre, questa è ripetuta, qua ne ripete un'altra due, però è disordinata e poi pian piano si riordina, vediamo come suona sta roba. Sembra molto cambiato, ma chi lo sa. Niente, ma perché il suono è molto, cioè anche se uno disordina tutta la, proviamo a disordinarla di più, abbiamo disordinato abbastanza di 20, però questo è molto, bisognerebbe fare qualcosa di un po' più mobile. Proviamo a aumentare il range, facciamo 100 finestre. Comunque facciamoci un conto di quante sono le finestre in tutto, perché queste sono... Beh, questo è il numero delle note, le finestre, quindi...
105, no, 100 finestre forse sono troppe, nel senso che non arriviamo, diciamo 50 finestre, che il problema è, però è vero che in questo modo qui non può mai andare fuori, perché comunque sta prendendo delle finestre esistenti. Ecco, qui ci sono delle finestre più estreme. Oh, vediamo. Il problema è che su questo suono qua c'è caso che non funzioni un granché, perché è sempre tutto uguale. Quindi. Però magari invece su un suono più movimentato funziona meglio. Che abbiamo molto ammorbidito tutta la faccenda attraverso cioè granulando con le finestre di Hamming. Pronto? Eppure qua c'è sicuramente un'inversione, ci sono delle inversioni qua. Però il problema è che appunto i grani sono molto morbidi uno sull'altro, quindi sostanzialmente, ma se prendessimo un altro suono, come per esempio. Era lui, no? Questo era lui, adesso prendiamo un altro suono e prendiamo dunque questo qua. Oh no, questo è quello che abbiamo preso, no, questo. Oh, questo è pure stereo, vabbè. Dura molto di più e c'è tanta roba, quindi questo dura circa cosa? 90 secondi. Dura 98 secondi, facciamo conto. Vabbè, questo lo dobbiamo un po' gestire perché è stereo, eccetera, eccetera, però lo facciamo rapidamente. Allora, beh, intanto gestiamo lo stereo. Facciamo questo, facciamo lo strumento 3 con lo stesso però stereo. Allora questo lo facciamo che è AL AL AR, poi facciamo che out è uguale a L più R, risolviamo insieme, diventano mono, possiamo anche dimezzarli in maniera che non ci siano problemi da questo punto di vista, e poi siamo da capo, quindi tutto a posto. Ok, ok.
E questo adesso però dobbiamo cambiare il nostro Python. Dunque questo diventa cambia file e e la durata abbiamo detto non è più 4,33 ma è 98 secondi. 98,6, 7. No, 780, no, sarà 98,1. Ok, quindi abbiamo tutta questa roba. Adesso qua ci possiamo anche allargare, possiamo fare anche 200 finestre di random in mezzo e vediamo che succede, tanto per avere un po' più di soddisfazione. Questo funziona tutto, vediamo di quanto skippa in mezzo, qua siamo ancora qua è verso i 45 dovrebbe essere, ah no, non ci arrivo perché è troppo. Qualcosa che non va, key number of output inconsistent with number of file channels. Ah no, perché devo usare l'altro strumento, giusto. Devo dirgli che non è lo strumento 2, è lo strumento 3. Vabbè, questo per esempio lo potremmo parametrizzare in maniera che instr no uguale 3 e qua ci mettiamo %d e lo parametrizziamo. Lo sta facendo, cioè ci mette un po' di più perché è un po' più aggravato ed ecco il risultato. Adesso ci fermiamo un attimo, facciamo un attimo di pausa per far raffreddare la testa. Possiamo anche farci stampare dal,
ma il numero della finestra lo facciamo stampare come... Ma qua funziona un po' meglio, almeno, cioè, almeno si sente, diciamo, quello che sta facendo. E volendo, appunto, ci possiamo, per avere un'idea del fatto che il random sia giusto, possiamo anche farci stampare il numero della finestra come commento, no? Questo è così, e poi qui aggiungiamo un commento, dopo i commenti in CSound si fanno col punto e virgola, e ci facciamo stampare proprio il... beh, allora facciamo che è facciamoci una variabile che è winNum, che è proprio questo idx più winskip, e poi questo winNum lo moltiplichiamo per optime. Quindi qua lo possiamo mettere come parametro della stampa e lo possiamo vedere. Prendiamo la partitura realizzata da Python, vediamo che qui le finestre, vedete, sono tutte in fila, no? Qua va ancora tutto bene, queste sono le prime, quindi va tutto bene qua. Ecco, qua si comincia un po' a vedete, ce ne sono di ripetute, no? Perché all'inizio è poca la randomness, quindi le ripete in cosa adiacenti o la stessa anche, no? E qui la randomness comincia a salire e vedete che la sequenza non è più quella giusta. Questa cosa la potremmo addirittura plottare, per esempio con gnuplot, vediamo se funziona, gnuplot, io gli faccio leggere plot questo, v2.sco, usiamo quali campi. Using, dunque devo vedere com'è della partitura, ecco, questi devo plottare il primo campo contro no, il secondo campo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quindi devo plottare plot v2.sco using, due punti 8 with lines, vediamo un po' se lo fa. Sì, lo fa e si vede anche abbastanza bene. Adesso ve lo faccio vedere. Questo è il plot di come fa la funzione. Ecco, questo è come prende i numeri, vedete, li prende naturalmente i numeri delle finestre, li prende il numero crescente e si espande man mano che cresciamo col numero, però poi a un certo punto rientra, proprio si vede bene alla finestra di Hanning, quindi diciamo che qua viene, il colpo è riuscito, adesso che poi che la questione suoni bene oppure no, questo è un altro discorso, è una cosa. Allora, proporrei di fare 5 minuti di pausa, ok?
e riprendiamo fra, diciamo, alle 35, 18:35. Fare le cose al volo. Eccoci qua. Ok, sto di nuovo registrando. Bene. Non so se da quello che abbiamo fatto vi è, insomma, è chiaro un possibile modo di procedere, di fare le cose. Naturalmente questa cosa qua serve a fare una singola cosa, poi un pezzo è fatto di tante cose diverse, eccetera, eccetera. Per cui l'altra cosa da fare qui è combinare tante cose insieme, quindi questo è un po' il problema, cioè che cosa vale la pena di fare. Per esempio, vale la pena di fare vari programmini che combinano pezzi di partitura di Cisando, questa è una possibilità, tanto le partiture di Cisando, come voi sapete, non c'è bisogno che siano conseguenziali nel tempo, il tempo viene sempre riordinato a seconda di come è scritta la partitura, per cui questa è una possibilità, si possono fare tante partiture separate oppure tanti pezzi separati di partitura collazionati insieme, oppure strutturare un programma che fa tutto quello che c'è da fare, cioè semplicemente fa un solo run quindi ecco, se volete, la cosa che possiamo fare qui, ecco, io vorrei sapere da voi se avete domande specifiche su, per esempio, come si fa a fare una certa cosa, oppure come si può ottenere certi risultati, oppure se per esempio vogliamo vedere come si fa a fare, diciamo, un'organizzazione più macroscopica delle cose, cioè per esempio combinare questa cosa che abbiamo appena fatto con altre, cioè con altri, perché per fare una cosa del genere bisogna in qualche modo incapsulare le cose, no? Quindi bisogna avere il concetto di incapsulamento, ecco, questa è la questione. Non so se io possiamo fare, insomma, adesso abbiamo più o meno, un po' meno di un'ora, quindi possiamo fare entrambe le cose, o dipende da quello di cui avete bisogno voi in questo momento per andare avanti nel vostro lavoro, ecco. Pronunciatevi. Beh, l'incapsulamento sicuramente è una cosa che prima o poi ci ritroviamo a doverlo fare, quindi cioè, penso che sia uno step Ok, obbligatorio, va bene. ovviamente. Allora. E dato che cioè, con una sola funzione, con una sola cosa, non credo che riusciamo a fare No, non si un'intera. va molto lontano, certo. Hai ragione. Aspetta un attimo, qual è il mio. Questo è quello che è. Ok. Allora. Quindi va bene, allora proviamo a vedere come si può fare per incapsulare le cose. Allora, intanto prendiamo quello che abbiamo fatto, questo qui. Adesso questo lo copiamo in un altro file, perché questo così lo teniamo così com'è, a futura memoria. Ne facciamo un altro. Adesso, qual è il punto qua? Che
il nostro, tutto il nostro processo sta qui dentro, ok? Adesso mettiamo conto che di questi processi ce ne stanno vari, noi vorremmo essere in grado di usare per esempio vari file, varie cose, eccetera, eccetera. Allora, un modo, allora, vedete che queste cose qua che cosa hanno? Hanno sostanzialmente due cose, hanno un processo, cioè qualcosa che succede nel tempo, può essere in qualsiasi modo, e poi hanno dei dati, cioè hanno tutta questa roba qua, sono dati, no? Allora, un buon modo per incapsulare le cose è quello di creare degli oggetti software. Allora, che cosa sono gli oggetti software? Gli oggetti software sono delle strutture dati, cioè delle cose che in qualche modo incapsulano dei dati e che però hanno anche dei metodi. Questa cosa che abbiamo fatto è già un oggetto software, perché questo c'ha dei dati, ce ne ha pochi, c'è una sola cosa, e poi c'ha un metodo che è sostanzialmente una funzione che però è legata ai dati che ha dentro, no? Che fa qualcosa, per esempio, con un argomento. Io gli passo il tempo a cui voglio prelevare questa funzione e lui mi ritorna appunto la funzione prelevata al tempo t. Per poter fare questo io devo sapere per esempio qual è il valore della funzione in quel punto, e questo lo so appunto facendo la funzione, però questo valore è legato a dei dati che ho. Quindi, ok, per esempio, come facciamo a riscrivere questa funzione qua in termini, questo programma qua in termini di oggetti. Allora, guardate come si. Allora, qui abbiamo varie cose. Ci abbiamo per esempio dei dati di sistema. Questi sono dei dati, se vogliamo, sistemici. No, per la verità l'unico dato sistema è la frequenza di campionamento, perché tutto questo sono dati di processo, di questo processo qua. E ci abbiamo dei dati che riguardano i nostri file, no? Allora, proviamo a separare intanto le cose. Facciamo un altro file che allora nell'incapsulamento quello che è importante è che si rimane soltanto con i dati più importanti, più rilevanti per le cose che si stanno facendo, e qua per cose che si stanno facendo intendiamo la composizione, quindi ci interessa di rimanere solo con le manopole che ci interessano. Quindi qua creiamo un altro file che chiamiamo v3lib, che è la nostra libreria di strutture dati, e qua cominciamo a creare delle classi. Allora io direi che una classe è sicuramente la classe suono. Ora, la classe suono di che cosa è fatta? Dunque, le classi vanno, allora, le classi vanno definite, questa è la definizione, non esiste niente fino a quando la classe non viene istanziata per capire. Se io ho l'idea della Fiat 500, la Fiat 500 è fatta con quattro ruote, due porte, un cofano, un motore, una cosa, eccetera, eccetera, e questa è la definizione della 500. Poi la 500 che ho io, che mi sono comprato, eccetera, eccetera, quella è un'istanza della classe 500, tanto per capirci. Sono stato spiegato? Cioè, è chiaro, questa è la cosa forse più difficile da acquisire.
nell'object oriented programming, ma è la differenza tra la definizione di una classe, cioè come è fatta, e l'istanziazione, cioè quando mi serve prendo un'istanza della classe tal dei tali. Allora, qui definiremo come è fatta la classe suono. Allora, qua la classe suono la devo inizializzare con degli oggetti. Ora, questo è un problema di Python, per esempio, il Python vuole sempre questa variabile nelle classi perché si fa sempre riferimento a un'istanza di questa classe. E allora qua possiamo mettere per esempio, quali sono i dati di un suono? Quelli che vediamo qua. Me li dite? La durata. Beh, il nome del file, no? Ah, vabbè, sì, il nome. Ah, anche il nome del file, vabbè. Beh, Il nome certo, del non è un dato il file. nome del file, se no che come... No? Giusto. E poi la durata, abbiamo detto, e poi... Sì, l'ampiezza. L'ampiezza non la sappiamo veramente, cioè sì, la possiamo misurare, ma l'ampiezza, noi lì, questa variabile amp, in realtà dice la quantità di attenuazione o di amplificazione che noi vogliamo, non tanto l'ampiezza stessa. Ok? Quello che Ma forse un oggettivamente. dato che è rilevante perché, per esempio, gli strumenti, è forse il numero dello strumento adatto perché lo strumento 2, no, lo strumento qual è questo? Lo strumento 1, no, lo strumento 1 è quello con i ritardi, lo strumento 2 è quello col suono mono e lo strumento 3 è quello con... quindi forse questo si può mettere ecco, qua si possono fare anche dei default, questo per default è l'1, ma se glielo si dà, prende anche un altro numero volendo, no? Dimmi, Leonardo, stai dicendo? No, dico comunque è sempre comodo avere l'ampiezza perché alla fine, come diceva lei, è Sì. quanto si vuole che il suono sia attenuato o amplificato, perché cioè. Beh, qui però il problema dell'ampiezza è che bisogna misurarla, cioè noi su un file non la sappiamo così l'ampiezza, per esempio l'ampiezza RMS, boh, non so se per esempio SoundInfo me la dice, vediamo un po', perché questi sono i dati che mi molla SoundInfo, questa è la durata. No, l'ampiezza non mi dice niente, mi dice la sample rate. No, l'ampiezza non c'è. No, non c'è. Vediamo un po', forse c'è un altro. Cosa c'è? Normalize audio. Normalize audio, che cosa mi dice? Normalize the amplitude to target. Compute, limit, mix. No adjust, forse col meno n si può ottenere l'ampiezza. Normalize audio meno n, vediamo un po' che dice. Sì, effettivamente questo dice sia l'ampiezza, sia il livello, diciamo RMS, che è meno 15, che è il livello di picco, che è il guadagno applicabile se uno vuole normalizzare, mi sembra meno 12 per default. Ok? Infatti meno 15 più 3, meno 3 di livello. Quindi si potrebbe prendere il primo valore, non è banalissima sta cosa, cioè bisogna fare
prendo l'acchezzo per fare. Gliela si potrebbe fare computare. Adesso lo facciamo, per il momento facciamo così. Facciamo che l'ampiezza non gliela si passa, la si fa computare. E per questo facciamo una funzione apposta, compute amp, che però per il momento la mettiamo che ritorna 0, perché 0 sarebbe l'ampiezza unitaria, no? Per il momento non fa nessun computing, poi se ci avanza tempo facciamo computare, return 0, così, punto. Questo è anche un modo di fare le cose, cioè quando uno deve fare una cosa e non ha tanto tempo da spendere, fa delle funzioni che per il momento non fanno niente, poi dopo le aggiusta dopo. L'altra cosa, dunque la durata la dobbiamo salvare e lo strumento uguale instrno. Ok, questa è la classe suono, questa è la definizione. Per il momento questa non fa nient'altro, gli si potrebbe far fare l'altra cosa, gli si potrebbe far fare di farsi di stamparsi la linea di C-Sound relativa a questo, però adesso per il momento non facciamo nulla di tutto questo. Adesso facciamo per esempio la classe, io farei la classe processo, cioè, perché per esempio questo che abbiamo fatto sotto è un processo. Beh, questa la possiamo copiare e portare subito dentro la libreria, così com'è. Così questa la useremo da libreria. Questa è una. Adesso qua ci mettiamo un po' tutta alla rinfusa, poi quando avete molte classi dividete le cose. Adesso qua facciamo la classe processo che fa appunto questo, no, anzi scusatemi, questa è una classe che è una classe base, cioè non fa nulla di suo, ma ha alcuni dati, per esempio quanto dura tutto il processo. Scusate, vedo solo io sgranato nella mia No, connessione. pure Ah, io. Ah, ok. sì? Maestro, Poi vediamo io. sgranatissimo, se forse è la sua Aspetta un connessione attimo. allora. No, io in questo momento sto andando con la bassa definizione. Se io metto alta definizione è meglio? No, Non sempre è ancora uguale. cambiato nulla per ora. Magari sta bufferando. Sta Ma bufferando. no, non sembra cambiare nulla. Non sembra cambiare nulla. Vabbè, posso provare a ricondividere. Perché io lo vedo bene qua, ma naturalmente questo sono io. Adesso? Ora bene. Com'è? Ah, Ancora boh, un po' allora. quadrettoso, ma un po' meglio. No, però si legge. No, Sì, si forse legge, era si legge. uscito fuori sync, non so. Ok. Qui qual è sicuramente un dato importante per il processo? È la durata di tutto il processo. Ah, e forse anche la cosa che si può mettere come dato è l'offset del processo, cioè quando è che comincia questo processo, no? E lo possiamo mettere con un default che comincia a zero, comincia all'inizio, però si può sempre riscrivere. E questa cosa qua la mettiamo in dati interni, vedete? Ok, dopodiché questo processo qua ha un metodo run, che è quello che fa tutto, il quale chiama tre cose. Chiama prima
una funzione di header, poi una funzione che è la funzione interna del run che chiameremo underscore underscore run underscore underscore, poi per essere diversa dalla funzione di run, e poi un trailer, cioè Print. mi fa Anche un no, beh. print si potrebbe fare. Boh, se volete questa Cioè, per utility. la chiamiamo print, nel senso che però non sappiamo se printa oppure no. Questa potrebbe obiettivamente fare la qualunque. Dipende da. Allora, qui la questione è che alle funzioni di header e tre, la funzione di run non gli facciamo fare assolutamente nulla. Perché adesso poi vi spiego perché. Quindi quando non si fa fare nulla, in Python bisogna scrivere questa stupidaggine, scrivere passa e non fare niente. Qui a queste le si potrebbe far fare qualcosa di qualsiasi, tipo fargli fare un commento in csound in cui scrivi inizio processo, qui potremmo fare anche una cosa che è avere un nome del processo, ma non so, o un numero. Vabbè, per il momento non facciamo proprio niente di tutto questo, e il trailer li mettiamo fine processo. A posto. Allora, questa è una classe base, nel senso che questa è fatta apposta per essere derivata. Capire che cos'è una classe base e una classe derivata, per esempio, noi potremmo avere la classe dell'automobile. L'automobile ha quattro ruote, alcune porte, non si sa quante, ma ce n'ha alcune sicuramente perché bisogna entrare in macchina, oppure no, se una dun buggy ci si salta sopra, non c'ha le porte, ma insomma, voglio dire, c'ha un telaio, c'ha un motore, qualcosa deve avere di comune a tutte le macchine. Poi si specializzano, le classi si specializzano per far fare delle cose. Per esempio, specializziamo questa classe qua. Per specializzarla, per esempio, facciamo una classe randomizzatore che è figlia della classe processo. Gli dobbiamo dire questo è un processo, quindi per esempio tutte le variabili della classe processo ce l'abbiamo e quindi gliele dobbiamo anche passare, ma in più abbiamo anche altri parametri. Per esempio self, qui abbiamo dur, qui abbiamo offset, zero. Qui possiamo decidere appunto di avere dump size, che sarà, possiamo anche mettergli un valore di default. E poi cos'altro? Volendo appunto qua mettiamo un range. Run range glielo farei calcolare in base al numero di frame, no? Farei una variabile che è un'altra cosa che si chiama run range percentage, no? Cioè, è il numero. È una percentuale della quantità di frame che hai, perché per esempio vi ricordate nel suono che era molto corto, è un conto, nel suono, allora io farei tipo il 10%, ok? Questo ricordiamoci, beh, ce l'ho, è
in percentuale. Allora io qua devo fare due cose, devo passare le mie variabili DUR e offset alla classe superiore, cioè alla classe padre di questo, e glielo passo in questo modo qua, in maniera che vengono settate quelle variabili. Quelle variabili sono accessibili anche da qua, questo qua ci vogliono due punti, se no lui si arrabbia. Fermatemi se ci sono cose che non capite. E poi qui mi metto delle altri dati, poi forse ne servono anche altri. Adesso vediamo. Uguale tab size. Qui tanto dobbiamo ricordarci che è la randomness La quantità sulle di RAM. finestre in percentuale. Sottolineiamo questa cosa. Maestro, scusi, la Sì, prego. fermo un attimo. Prego, prego. Mi sono perso su Super, cioè nel senso Allora. abbiamo creato la classe. Ok, prego. Sì, no, fai la domanda perché questo è molto importante. Adesso però vi faccio un Sì. disegnino. Sì. Ok. No, Col codice vai. davanti era un po' più semplice, però nel senso abbiamo creato dopo aver Allora, creato la aspetta che vi metto il classe codice. processo che è generale, Sì. la classe randomizzatore è una classe dentro la classe processo. No. È una classe derivata dalla classe processo. Derivata dal processo. Ma Ok. appunto vi volevo fare un disegno di che cosa vuol dire derivata. Alla quale te comunque devi fiddare quei dati, perché se no glieli fiddi non gira. Fiddi, ma Leonardo, vuoi imparare a Vabbè. parlare in italiano? Fiddi non esiste, Alla quale casomai. devi dare da mangiare quei dati. Sì. Meglio. Va È bene. brutto. Cioè, la Allora. classe randomizzatore devo dare i dati di processo. No, aspetta, aspetta, adesso No, vi bravo. faccio, fatemi fare uno schema, però ve lo devo far vedere. Allora, questo. Allora, immaginatevi la memoria del computer, ok? Memoria del computer è un affare che c'ha tante caselle e contiene tanti dati. Quindi la mia classe processo, adesso come ho detto questa è la definizione della classe processo, non è istanziata, ma se ci fosse un'istanza della classe processo, questa occuperebbe un certo spazio di memoria. Facciamo conto questo. Ok? Qui che cosa c'è? Ci sono i dati della classe processo. Per esempio abbiamo detto che quelli sono DUR e offset, no? Allora, qua c'è DUR, questa è proprio la memoria, eh? E qua c'è offset. Poi ci possono essere altre robe. Ok? È chiaro Leonardo Saba? Sì. Ok, adesso quando io, allora questa è la classe processo, questa qua. Anzi, processo con la P maiuscola. Quando io ho la classe randomizzatore ho un derivato. Il derivato che cos'è? È una classe che ingloba la classe processo e ha dell'altra roba. È un po' più grande, occupa più spazio in memoria perché ha altri dati. Ok? Però, come diceva Leonardo Polla, vanno fiddati, questi dati ci sono dentro. Ok?
randomizzatore che manda i dati a processo, quello non avevo capito. La chiamata super, la super class, allora diciamo che dal punto di vista concettuale, questo è come appare in memoria, è proprio così, se andate a vedere come è disposta un'istanza della classe processo o randomizzatore in memoria, ha prima i dati del processo e poi i dati relativi al randomizzatore. Dal punto di vista concettuale la cosa si guarda in questo modo qua, c'è la classe processo e poi c'è la classe randomizzatore, che è figlia, si dice spesso, di processo, ok? È una classe, e quindi il processo è la classe genitrice, se vogliamo, e il problema è che quindi randomizzatore eredita tutti i dati. Allora, scusatemi, in gergo object oriented i dati sono le proprietà, si chiamano le proprietà. Voi quando andate a modificare, che c'è sempre scritto proprietà, perché nell'object oriented programming i dati sono le proprietà di un oggetto, mentre invece le funzioni quindi maestro, in questo caso sarebbero dir e offset, giusto? Esattamente, certo, mentre invece nel proprietà di randomizzatore sono dir, offset, che sono di processo, più le altre. Ok? Ok, perfetto. Ok, poi ci stanno un'altra parte, per esempio, quali sono le funzioni che abbiamo fatto? Fatemi vedere un attimo. Avevamo fatto la funzione run, no? Sempre dentro il processo avevamo fatto varie funzioni, adesso qua non mi centrano, ma possiamo far finta che sì. Abbiamo fatto la funzione run, la funzione header, eccetera, eccetera. E questi si chiamano metodi. Le funzioni relative a un oggetto si chiamano i metodi dell'oggetto. Ok? Allora, sui metodi c'è questa possibilità. Il randomizzatore eredita in principio tutti i dati e tutti i metodi. Può cambiare entrambi. Cioè, se io ridefinisco per esempio la funzione run o ridefinisco la funzione header, eccetera, eccetera, un oggetto, un'istanza dell'oggetto randomizzatore prenderà i metodi di randomizzatore. Se non li ridefinisco, prenderà i metodi, cioè compaiono come metodi randomizzatori, in realtà sono metodi della classe processo. È chiaro questo? L'unica cosa è qui comunque randomizzatore può avere le sue istanze personali che fanno capo a randomizzatore. Certo, cioè se io faccio un'istanza, guarda, è presto fatto, ve lo faccio vedere proprio live, perché così forse si capisce meglio. Adesso completiamo solo questa. Ecco, ancora non c'è bisogno di completare niente. Questa diciamo che è solo figlia della classe processo. Ok, adesso facciamo così. Usciamo, no, no, non state vedendo niente, vero? Allora, un attimo, vi ripasso sul terminale. Ok, lo vedete bene il terminale? Si vede. Allora, questa è la mia sono le mie definizioni di classe. Ok, adesso se io adesso chiamo un interprete Python, quindi posso fare le cose al volo, scrivere la roba
poi faccio e importo la mia libreria che si chiama, abbiamo detto, V3 Lib. Ok, l'ha importata, quindi tutto giusto. Adesso, anzi, facciamo così. Boh, sì, va bene così. Adesso, dentro la libreria non succede niente perché ci sono solo definizioni. Adesso istanziamo un processo. Per esempio, istanziamo un processo che chiameremo P1 e lo chiamiamo la definizione di processo e lo creiamo. Dunque, per crearlo ci vuole sicuramente una durata. La durata mettiamo un numero a caso. E poi mi pare che c'era anche un offset, ma l'offset se non è definito c'è un valore di default, no? Ok, adesso P, se voi guardate, se io guardo la durata è 23, quella che ci ho messo io, no? E l'offset dovrebbe essere 0. Bene. Se io questo gli faccio fare la funzione, il metodo run, lui mi stampa inizio processo e fine processo perché la funzione run, abbiamo detto, non fa niente. Adesso posso fare un'altra cosa, posso istanziare un altro processo che però chiamerò randomizzatore. Anche questo non fa niente perché ancora non gli abbiamo fatto fare niente. E anche questo punta, vuole la durata, mi pare. No, vuole anche qualcosa in più. Cos'è che non gli piace? Ah, super non gli piace. Perché forse vuole self.super. No, scusa, io questo l'avevo già fatto. Fatemi vedere. Vuole self? Self.super, vediamo un po'. Perché vuole il super di se stesso. Allora, importiamo e facciamo questo. Self lì, aspettate che non mi ricordo come si fa, guardo al volo, si va, ma sono morto? Scusatemi, non mi ero accorto che ero morto. Nice, era saltato tutto. Beh, non mi ero accorto, io sono andato avanti nel senso che non vi vedevo perché stavo guardando. Ma mo non mi vedete? No. Io sì. Sì? Cioè, vedi un... Ah, sul lato, perché io Sono... stavo condividendo lo schermo. Però ci sono due maestri, Ah, quello di ecco. prima che non è ancora disconnesso, cioè... Adesso lo ammazzo, l'altro lei, l'altro lui. Aspetta, dove siamo? Dov'è questo? Questo deve morire. Kick out, ok, a posto. Ok, adesso vediamo un attimo. Ecco, vedete quello che stavo facendo? Che io non vi vedevo e continuo ad andare avanti come... però c'ho un problema e non mi ricordo il super di Python come si usa. Su Python 3 come si usa super? È cambiato in Python 3 l'uso. Cioè, super è una cosa che si usa tipicamente.
in tutti i linguaggi di programmazione che hanno la parte object oriented, perché no, è che mi devo ricordare l'esatta sintassi di super. Perché ce l'ho anche su altri understanding. Inizia. Ah, bisogna mettere il self, bisogna metterlo dentro. No, bisogna dirgli. Bisogna dirgli che siamo il super di randomizzatore, oppure anche il super di self, così. Type per not an instance, ok, quindi devo mettere se stesso sostanzialmente, devo riscriverci dentro type, not a class object, e quindi randomizzatore.super. No, è che l'ho appena fatto pure con quelli del prima anno. Qui cosa ho fatto questo, ho fatto processo per esempio. No, vediamo un'altra cosa, tipo quello che abbiamo fatto oggi. Proprio a palate di questi, non mi ricordo come funzionano. Ecco, questo è come l'avevo fatto io. Perché non funziona questo? Non è che sta usando, non è che Python sta usando il Python 2. Sta usando Python 2, porca miseria, vabbè. Allora posso usare Python 3 proprio direttamente. No, è perché era come l'avevo fatto io.
Python 3 è così, in Python 2 ancora non era così, quindi usiamo Python 3 e poi dopo Python lo sistemerò e facciamo import u3 lib e poi facciamo un'istanza di randomizzatore con durata 23. Ah no, non è randomizzatore, sì, lo devo chiamare v3lib perché non l'ho genericato. Ok, adesso l'istanza randomizzatore ha tutte le variabili. Ci siete sempre? Ci siete Sì, ci sempre? Sì. siamo. No, no, è che non, quando non vi sento mi comincio a preoccupare perché non vi vedo. Allora, un attimo. Lui ha tutte le istanze del processo, quindi offset, eccetera, eccetera, e anche i metodi di processo, che si può, no, scusa, è P2, non P3, anche i metodi di processo che non fanno niente perché non l'abbiamo ancora implementato. Adesso andiamo a implementarlo come lo stavamo facendo. È chiaro, Leonardo Saba? Sì. Ok, è chiaro a tutti? No, questo cos'era? V3? Sì. Allora, adesso qua noi dobbiamo mettere i dati del randomizzatore. Ok, adesso qui dentro il randomizzatore riscriviamo soltanto la funzione underscore underscore run underscore underscore che viene sostituita cioè quella del processo viene sostituita da questo. Ok, adesso qua semplicemente prendiamo questa roba qua. Dunque, vediamo un po', pigliamo da... Anzi no, qui dobbiamo fare anche una... sostituire la funzione header perché dobbiamo stampare questo, no? E quindi sostituiamo la funzione header. Abbiamo pochi minuti, vediamo se riusciamo a farlo. E gli facciamo semplicemente stampare questo. Qua ci mettiamo uno spazietto in maniera che spaziamo bene le cose, poi questa è la funzione, poi qua c'è un altro e forse anche un altro. Ok, e questo però è self tab size, perché è il dato interno del processo che dobbiamo mettere. Ok, adesso facciamo la funzione run. La funzione run è sostanzialmente tutta questa. E la copiamo pari pari e la mettiamo qui. E adesso ci mettiamo due tab davanti, un po' troppo, vero? Allora ce ne mettiamo uno solo. Quindi facciamo che disfiamo questo, ce ne Bene, allora qua ci sono delle variabili interne, questa dovrebbe funzionare perché la definizione della classe è adesso SoundUr dove ce l'abbiamo. Il punto è che forse qui bisognerebbe passare anche con che suono vogliamo. Allora, facciamo così, qui gli passiamo un suono, invece di passargli la durata, gli passiamo
passiamo un suono, semplicemente perché vogliamo randomizzare un solo suono. Poi questo se ne potrebbero fare mille versioni diverse che hanno una durata loro. Quindi invece di passargli dur, gli passiamo suono. E al super gli passiamo suono.dur. Cioè, gli passiamo un suono e il processo è lungo tutto il suono. Quindi la durata del processo sostanzialmente è tanto quanto il suono, ma questa è una nostra scelta e non si poteva fare in una maniera diversa, si può fare una durata indipendente. Allora, qui adesso però sono, qui bisogna cambiare perché adesso noi ci salviamo questo suono, self suono. Uguale suono, io lo metterei qua, così facciamo direttamente che self.suono.dur è questo, e dopodiché qua dobbiamo dirgli che è self.sounddur, no, self.suono, adesso facciamo che cambiamo tutti i sounddur da qui in fondo in self.suono.dur. Now è una variabile interna di questo. Quindi va bene così. La funzione di handling è una funzione interna, now è una funzione interna e qua siamo a posto. Adesso, siccome non abbiamo run range, qui ci dobbiamo calcolare effettivamente quant'è il run range, e il run range qua è in percentuale del numero di finestre. Allora qui dobbiamo calcolare il numero di finestre. Dunque, però, allora qua bisognerà che mettiamo dentro anche la frequenza di campionamento, e questa diciamo che sarebbe bene avercela nel suono, perché comunque è legata al suono, e quindi sampling rate uguale SR. Ok, quindi il numero, la grandezza della finestra ce l'abbiamo così. Dunque, Hanning, come se la salva la grandezza della finestra? Nella durata. Quindi questo è tutto in tempo e adesso bisognerebbe, dunque io dove ho la, ce l'ho nel randomizzatore il tab size, no? Quindi per sapere quante finestre sono. Queste sono dunque self.suono.dur, devo sapere il numero di campione, self.suono.dur moltiplicato self.suono.samplingRate diviso per la dimensione delle finestre. Questo è self.tabsize. Vedete che i dati stanno tutti qua. Allora, facciamo che questo
questo sia flotto, così lo fa sicuramente, perché se no, se per caso, appunto, beh, questo è tutto flotto, quindi va bene. Questo, proprio se vogliamo essere sicuri, io non mi ricordo mai l'ordine dell'operazione, quindi se vogliamo essere sicuri che faccia prima questo e poi quello, lo si mette fra parentesi. Adesso questo è il run range in termini totali, però io devo prendere una percentuale di questo, quindi moltiplico self.randrangeperch diviso 100.0, perché è in percentuale. Quindi il mio rand range è tutto questo. Ora però questo lo facciamo intero, perché questo è in numeri di finestre, quindi questo è un'altra parentesi ancora. Ok, chiaro fino a qua? Qui sto semplicemente calcolando quanto deve essere il mio rand range, che dipende dalla dimensione, cioè da quante finestre effettivamente ho, perché prendo il 10% del totale delle finestre. Dopodiché questa variabile ce l'ho qua, questo faccio ring, e il mio randomness dipende dalla funzione di anni. Qui va tutto bene, l'index è una variabile interna, il win skip è una variabile interna, eccetera eccetera. Ok, adesso questo qua è self.suono.instrano, il now è una variabile interna, la durata del grano, da dove viene la durata del grano? Perché la durata del grano l'avevo stabilita qua. Vabbè, con certo, certo, la durata, time, no, size, sì. Quindi la durata del grano, no, fratto la frequenza di campionamento. Quindi la durata del grano la possiamo mettere benissimo qua, se la può calcolare a un certo punto, ed è self punto che cosa, tab size fratto self.suono.sampling rate. Va bene? Ok. Propag, lo hop time è qualcosa di... ce l'abbiamo da qualche parte. Dove sta lo hop time? Anche questo è calcolato. Perché lo... questo in realtà si calcola una sola volta, va bene. L'op size è self.tab size fratto 4 e lo hop time è hop size fratto self.suono.sampling. Vedete, abbiamo incapsulato proprio tutti i dati. Adesso questo è l'uptime, cos'altro ci manca? Il grandure è questo. L'ampiezza, ma sì, questa non è l'ampiezza del suono, però diciamo che questa la possiamo mettere anche come parametro qui, e o l'avevamo messo come parametro processo, no? Mettiamo qua e la possiamo mettere come default a 0, quindi se non la mettiamo, lui mette un'ampiezza 0, che è il guadagno unitario, cioè quando uno mette 0 dB vuol dire che non attenua né amplifica. Il file name adesso qui è self.suono.name. Questo è self.amp però adesso a sto punto. E skip time è quello e la winum è questa qua calcolata. A posto. Si
Siamo a posto, questo dovrebbe essere finito e dovrebbe persino pure anche funzionare. Però adesso vediamo come diventa, questa è la nostra libreria, quindi adesso vediamo rispetto, dunque noi V3, V3 era il nostro randomizzatore, allora questa no, la dovremmo chiamare, PYC se può cancellare. La chiamiamo V3, V4 lib perché così V4 lib.py. Adesso facciamo, copiamo e guardate come diventa molto più lineare il software. Questo è quello a cui volevo arrivare. Mi dispiace, siamo un po' in ritardo, ma ce l'abbiamo quasi fatta. E dunque, questi import in realtà bisognava farli, bisogna metterli dall'altra parte nella libreria. 4lib.py, questi bisogna metterli di qua perché servono nella libreria. Invece a me serve soltanto di importare la libreria. Import v4 lib. Ok, adesso qua se ne va via tutto, se ne va via tutto praticamente. Io da qua devo, adesso tengo tutto ma poi butto via tutto. Qua io devo fare un'istanza di un suono che è questo qua, che è v4lib.suono con la S maiuscola. E allora gli passo questo file name, passo questo nome, poi gli devo passare la durata che era 98.1, poi lo strumento è il 3 mi pare, no. Quindi glielo devo passare, glielo devo dire. E la frequenza di campionamento è quella standard, però se vogliamo gliela mettiamo. SR uguale 44.100. Ok, questo è il suono, è un'istanza del suono. E adesso ho l'istanza del processo. Adesso per il momento queste mettiamo via tutte. E sì, ho un'istanza del processo, che è questo, il processo randomizzatore. Adesso me lo tengo lì per vedere tutte le processo uguale v4lib.randomizzatore e adesso a questo gli devo passare il suono, che è quello sopra, dopodiché l'offset 0. Ah, ecco, c'è una cosa che nella randomizzatore, no, abbiamo fatto, c'è un errore di sbaglio, perché questo, il now corrente deve essere uguale all'offset, perché se io lo voglio far partire al trentesimo secondo, questo mi deve partire al trentesimo secondo, no? Quindi io qua ci metto questo, poi cos'altro ho come argomenti, l'offset, il tab size. A questo punto, se non ho diciamo altri dati che sono diversi dai default, tengo i default e buonasera. Dopodiché faccio processo.run e questo fa tutto questo pezzo di codice che avevamo fatto prima, se abbiamo scritto tutto giusto. Diventano 3 righe. Questa era la cosa che vi volevo far vedere, cioè questo diventa una cosa gestibile dal punto di vista musicale, perché di questi processi se ne possono fare un array di processi, si fanno partire tutti con dati diversi. La prossima volta vedremo come si fa a appunto raccogliere i dati da una parte e gli algoritmi dall'altra, in maniera che in base alla quantità di dati, cioè praticamente la composizione si
si articola nel decidere i metadati, non nel fare gli algoritmi. All'inizio si fanno gli algoritmi, ma poi se per esempio gli algoritmi sono sempre uguali, questa cosa qua. Allora, questa cosa qua ha bisogno soltanto di dati nuovi, non ha bisogno. Adesso questa, vediamo se funziona. Non funziona perché questa è una porcheria Python. Cioè, se non è come l'indentazione non è identica dappertutto, ecco, questo è il problema, è che qua questi sono spazi e questi sono tab. Allora basta fare questo. Adesso ancora sono tab questi, ah no, devo fare unexpand, no, questi adesso sono, ma perché questo non è un tab, mannaggia, ah no, perché devo andare fino in fondo. Questi sono tutti spazi, dovrebbe funzionare. Eccolo. Ok, questo rifà quello che abbiamo fatto, ma sostanzialmente lo fa in maniera strutturata e object-oriented, il che significa che il vostro codice diventa quattro righe invece di tutto quello. Diventa questo. Ok? Adesso poi l'altra cosa che possiamo fare è fare dei processi che leggono dei file di configurazione, che quindi si configurano automaticamente e basta, fanno tutto quello che devono fare senza. Questo tipo di scalamento della complessità è importante farla perché in musica è facile che la complessità salga molto rapidamente, quindi è importante tenere a bada la complessità delle cose e un modo per tenerla a bada è appunto l'object-oriented programming, insomma, che è stato inventato per tenere a bada prima la complessità del software, ma a noi serve poi per. Ok? Ragazzi, mi raccomando, andate avanti perché è vero che ci siamo dati più tempo, ma il che significa che dopo ce ne avremo di meno. Quindi non perdete il ritmo. Ok, vi saluto. Alla prossima. Grazie a Ah, se avete domande e cose, scrivetemi su Slack, cioè io magari non vi rispondo subito, ma vi rispondo, insomma, ok, arrivederci, ciao, ciao. grazie mille.